Indietro nel tempo, perché la mia passione per l'opera è nata che io ero bambina praticamente, perché le prime opere io le ho sentite forse proprio in questa stanza dove c'era la radio con un vecchissimo giradischi incorporato, e io sentivo insieme a mio padre i dischi dell'opera lirica, e la prima opera che abbiamo sentito insieme con mio padre era l'Aida. Insomma, io mi sono da subito interessata tantissimo a questa musica, a queste voci, mi affascinavano già così piccola. E poi, quando ho avuto più o meno 8 anni, credo, sono stata per la prima volta in teatro a vedere una recita di Manon Lescaut con la mia famiglia e rimasi folgorata. E forse la passione per il canto è nata proprio in quei giorni, a cantare nel coro della chiesa, che avrò avuto 9 anni più o meno. Ebbi la fortuna di poter frequentare un corso organizzato qui nel mio paese e guarda caso l'insegnante di questo corso era una studentessa di canto. Cantavamo spesso durante queste lezioni e questa giovane insegnante, cantante, studentessa di canto, mi disse che aveva una voce interessante, che valeva la pena di approfondire un po' lo studio, di farlo in maniera più seria, e così ho cominciato facendo vocalizzi con questa mia prima insegnante, studiando anche parecchio da sola, con molta diligenza, ogni giorno facevo vocalizzi, e poi con questa prima insegnante mi preparai anche all'esame di ammissione in conservatorio. Ero giovanissima quando mi presentai a fare l'esame di ammissione, avevo appena compiuto 16 anni, cioè proprio a momenti non rientravo nemmeno nel minimo dell'età consentita, e comunque l'esame andò bene, fui ammessa e cominciai quindi a studiare regolare negli studi, negli esami, e a 20 anni più o meno ero praticamente già diplomata. E poi da lì ho cominciato un po' a guardarmi intorno, dei corsi di perfezionamento, uscire dalla Sardegna, dall'isolamento della Sardegna, che è sempre stato un handicap un po' per tutti, ma in particolar modo per gli artisti. Con Spoleto, come primo ruolo, cantai La Lucia di Lammermoor, e l'anno successivo, sempre nell'ambito dello sperimentale di Spoleto, Così fan tutte di Mozart, e poi forse lo stesso anno, l'anno dopo, adesso non ricordo esattamente, feci anche il concorso Tutti dal Monte di Treviso, dove partecipai proprio per il ruolo di Donna Anna del Don Giovanni, che vinsi, e questo mi diede la possibilità proprio di un ruolo importante in un teatro all'epoca anche importante, perché Treviso all'epoca era un teatro di tradizione molto importante. E fondamentale fu l'incontro con Peter Magg, che dirigeva questo Don Giovanni, e poi da lì insomma sono venute altre proposte, da lì nacquero altre cose, altre possibilità. Sì, poi dopo andai a cantare al Teatro di San Carlo a Napoli con l'Idolo cinese di Paisiello, e poi ci tornai anche altre volte con il Flaminio di Pergolesi, con il Convitato di Pietra di Tritto, e a San Carlo di Napoli ho potuto lavorare con Roberto De Simone, che era
per me un incontro molto molto importante e interessante, perché con Roberto De Simone ho imparato tantissime cose, tra le altre cose a fare veramente come si deve i recitativi delle opere, Tra ad cui esempio la Scala. Cosa hai fatto alla Scala? alla Scala, guarda caso, ci arrivai sempre con il Don Giovanni, con la Donna Anna, Non dirigeva? e dirigeva il maestro Riccardo Muti. Feci tre recite, mi pare, tre, quattro recite di Don Giovanni alla Scala. C'erano due compagnie all'epoca, però purtroppo si ammalavano in continuazione, a turno ci siamo ammalati più o meno tutti, per cui alla fine i cast si sono mescolati. Io mi sono trovata a cantare con Gösta Winberg, con Thomas Allen, con la Renée Fleming, con la Cecilia Bartoli. Insomma, un ambiente decisamente interessante. Insomma, giravo già anche all'estero, in Germania, in Francia, ma sempre più che altro con un repertorio mozartiano, così Fan Tutte, Don Giovanni, Nozze di Figaro. Ho fatto tantissime produzioni sia in Italia che all'estero di queste tre opere. Repertorio, io direi, non direi cambiare, ma ampliare, perché insomma mi sentivo un po' costretta a cantare sempre ed esclusivamente Mozart. E ci fu il teatro di Düsseldorf che mi diede la possibilità di cantare anche altri ruoli, la Bohème, il Falstaff, l'Otello, e così piano piano ho ampliato il repertorio con questi ruoli, ma sempre continuando a cantare anche Mozart. Ero sempre più interessata a lavorare fuori dall'Italia, ma proprio trasferita in Germania, anche per motivi affettivi. In Germania, dove ci sono molti più teatri, si fa molta più musica, si fa molta più attività culturale in genere, ho avuto anche più possibilità, quindi anche di provare a cantare dei ruoli più impegnativi, tra cui Trovatore, come Tosca, come sì, Butterfly, Ballo in maschera. Sì, ho avuto anche questa incredibile opportunità, io italiana sarda, anzi ci tengo a precisarlo, sarda, avevo fatto audizione in un teatro tedesco a Braunschweig per la Elsa del Lohengrin di Wagner, e stranamente chiesero proprio a me di cantare la Elsa nella produzione di Lohengrin a Braunschweig, per cui io, italiana, mi sono ritrovata a cantare Elsa nel Lohengrin di Wagner in un teatro tedesco, e andò benissimo, e fu una grandissima soddisfazione.